Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi video che ho scoperto che mi piace un sacco fare, ma che piace anche a voi guardare, quindi sono molto molto felice di questo. Ed è un video in cui vi mostro praticamente tutte le cosine che... Buongiorno Ares. Tutte le cosine che prendo sui siti internet da cui mi rifornisco per poi realizzare i progetti fai da te che vedete sul canale, quindi sì, insomma, dove compro le cose e cosa compro, che alla fine è una sorta di anteprima di quello che poi vedrete prossimamente, ma forse è anche molto utile perché vi faccio scoprire dei nuovi siti o dei siti che mi piacciono, con cui mi trovo bene e che magari potrebbero anche essere utili per voi, insomma, senza dover andare a cercare i materiali in giro per tutta la città, semplicemente trovandoli su internet che vi arrivano direttamente a casa. Il pacco che andiamo ad aprire oggi è questo e arriva dal sito BBCraft. Conoscete già questo sito perché ve ne ho già parlato più volte nel canale. È uno dei miei siti preferiti dove trovare i materiali perché sul sito di BBCraft c'è ogni cosa, c'è praticamente di tutto. Il sito è specializzato in particolar modo per la realizzazione di gioielli, quindi perline, ciondoli, fili e quant'altro, però all'interno in realtà c'è davvero di tutto. Se già conoscete il sito, vi lascio il link giù nell'info box insieme a tutti i link delle cosine che vedete oggi nel video. Se invece non conoscete il sito, andate assolutamente a dargli un'occhiata perché vi piacerà di sicuro. E in più, se avete bisogno di rifornirvi di materiale, ho un codice sconto per voi che è Selena10. Come sempre vi lascio giù nell'info box sia il codice sconto che tutte le informazioni a riguardo. E niente, direi che è arrivato il momento di curiosare che cosa ho scelto questa volta come nuovi materiali. I materiali di oggi sono diversi dal solito, non è un materiale che utilizzo spesso, ma ogni tanto mi piace provare cose nuove e quindi questa volta appunto ho voluto scegliere un materiale diverso. Andiamo subito a scoprire. Allora, innanzitutto il pacchetto era incartato benissimo, io l'ho aperto perché è arrivato durante le vacanze di Natale, volevo vedere se era tutto a posto, ma già sapevo che non ci sarebbero stati problemi. Quindi cominciamo dal primo oggetto, è un kit di legno, poi li vedremo in modo dettagliato nel video dedicato ed è una decorazione da appendere o fuori dalla porta di casa o anche all'interno della casa come decorazione da appendere al muro. E la particolarità di questo kit è che ha delle diverse formine, che non vi mostro adesso perché lo vedremo appunto nel dettaglio nel suo video dedicato, che sono cambiabili in base alle necessità o comunque ai vari periodi dell'anno. Adoro, me ne sono innamorata subito. Un altro oggettino che ho scelto è un oggettino molto particolare, però è così carino e io volevo assolutamente prenderlo già da tempo. Poi l'ho trovato nel sito e quindi non me lo sono lasciata scappare. Ed è questa casettina di legno per uccellini che serve appunto per dargli da mangiare o per dargli un riparo. E sì, anche con questo realizzeremo un video. Un altro oggettino che ho preso da BBCraft è questo set. Come vedete sono tutti confezionati benissimo, c'è la bustina che si apre ermetica, in più c'è la pluriball, cioè non solo dentro questa bustina per proteggere il prodotto ma anche fuori perché ce n'è un altro che avvolge tutto quanto, e poi anche i singoli pezzi sono sigillati singolarmente, quindi imballaggi top, non c'è neanche una scheggiatura, quindi i prodotti sono validi ed imballaggio ottimo. E in questo kit ci sono e in questo kit ci sono tre set di decorazioni, diciamo invernali, anche se uno ha il Babbo Natale, ma a me servono le altre decorazioni ispirate, diciamo, all'inverno, alla montagna, perché ci sono delle renne o dei cervi, non so bene cosa siano, e dei pini, degli abeti.
e li utilizzerò per realizzare due progetti fai da te dedicati, diciamo, all'inverno, però uno in realtà si utilizza tutto l'anno ed è in stile nordico, molto basico, molto naturale, minimalista, bellissimo. E l'altro per rinnovare una decorazione che avevo già realizzato l'anno scorso, che ho utilizzato per tutto l'anno modificandolo periodicamente e questa volta appunto lo vado a modificare ulteriormente per il periodo invernale. Altro set, e anche questo, come vedete, è incartato benissimo. E anche questo set è di legno. Questa volta abbiamo questi due segnalibri. Bellissimi, li ho scelti scuri, ma ci sono anche con il legno di altre tonalità, e compresi ci sono anche queste nappine già pronte, più o meno della stessa tonalità del segnalibro. E come ultimo oggetto, questa volta non è di legno, con gli oggetti di legno abbiamo finito. Eccoli qua, questi sono due stampi per realizzare cose, ma io in realtà li ho pensati per riciclare delle cose che durante il periodo invernale si usano tantissimo e poi rimane sempre un pezzettino che ovviamente io non voglio buttare via, ma che voglio riutilizzare. Vediamo se sapete di cosa sto parlando. Penso che di suggerimenti ve ne ho dati tanti, quindi sicuramente avete indovinato, scrivetelo sotto nei commenti. E sì, questi sono due. Boh, niente, oggi ho le mani di pasta frolla, due stampi in silicone con due diverse misure, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Io l'ho scelto così cilindrico, ma di forme nel sito ce n'è un'infinità, davvero c'è l'imbarazzo della scelta, anche per cose molto molto particolari, che però io non ho scelto perché poi diciamo che quello che realizzerò con questi stampi poi lo utilizzerò in un secondo video, o forse nello stesso, insomma, vedrete. E per farlo mi serve appunto una cosa liscia e di questo genere. E niente, questo è tutto quello che ho preso dal sito BBCraft questa volta. Non vedo l'ora di farvi vedere tutti i progettini nei video e soprattutto di vedere le prossime cose che prendo, perché prossimamente ci sono ancora un sacco di cose che ho preso. E non vedo l'ora di mostrarvi tutto. Ah, un'altra cosa importante che mi stavo dimenticando di dirvi, ma che vi potrebbe interessare, è che BBCraft ha un programma di collaborazione con chi ha un canale YouTube che ha più di 100 iscritti. So che molti di voi hanno un canale YouTube e so anche che molti di voi acquistano i materiali dal sito e poi realizzano dei progettini bellissimi. Lo so perché me li fate vedere e io non posso che essere fiera di quello che fate, fiera del fatto che mi seguite, perché avete veramente delle manine fantastiche, e contenta del fatto di avervi fatto scoprire dei siti e dei materiali nuovi, insomma, per dar sfogo a tutta la vostra creatività e manualità. Quindi, appunto, tornando al discorso, se voi fate un video o delle foto con i materiali di BBCraft e glieli mandate, avete la possibilità di ricevere del materiale gratuitamente. Penso che possa tornare utile a qualcuno, quindi vi lascio anche di questo tutte le informazioni giù nell'info box. E niente, direi che ho parlato abbastanza, quindi niente, grazie per aver guardato il video fino a qua. Fatemi sapere sotto nei commenti con quale degli oggetti di oggi vorreste vedere il primo video, insomma. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete chiacchierare con me, potete farlo sotto nei commenti o su Instagram, trovate il nome qui da qualche parte. E niente, con questo è tutto. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!